Masha. Esatto. Masha, Mashenka, Maya. È la seconda delle sorelle ed è dell'unica sposata. E da quello che intuiamo ha anche una relazione coniugale non proprio felicissima. Felice, esatto. Ma mi chiedo questo, anzi ti chiedo questo. Masha è comunque è una donna russa che vive un secolo fa circa, quindi a livello di età potrebbe essere una bisnonna per noi. Quindi chiedo, ma a te oggi invece, alla tua essere donna oggi, cos'è che dice di preciso Masha? Dov'è che ti fa risuonare qualcosa? Dov'è che la senti attuale? La sento attuale nella forza che ha. Ha indubbiamente una forza di cambiamento, una forza di apparizione. Tutte le volte che compare lei scompiglia l'energia, quindi il tipo di forza che ha è molto attuale di una donna ad oggi. La differenza è che all'epoca non poteva separarsi, non poteva divorziare, non poteva lasciare il marito come oggi si fa in allegria. Quindi Masha ha questa diversità, ha però indubbiamente un legame forte rispetto al suo sentire femminile, al suo essere donna, e questo è molto, molto moderno. È una donna che ama, una donna che vuole vivere, una donna intelligente, una donna che ha un pensiero chiaro rispetto alla vita, rispetto alla sua esistenza, quello che si deve avere, quello che si deve credere. È una donna che non vuole vivere annoiata, è una musicista, quindi anche molto artista in questo suo essere. Quindi incarna, credo, tutti i lati complessi di una donna, e di una donna anche d'oggi. Ovviamente all'epoca in cui è stato scritto il testo si attiene alle convenzioni, si attiene al fatto che è stata sposata quando aveva 18 anni, sicuramente controvoglia, sicuramente non amando il proprio marito, che invece poi ha piano piano iniziato anche proprio a odiare, a perdere qualsiasi tipo di stima e di valore nei suoi confronti. Grazie.